Allora, vi ricorderete tutti quanti del video che feci qualche giorno fa riguardo Inazuma Eleven Orion che stava ormai giungendo alla conclusione. E purtroppo la notizia è vera, in questo momento almeno, per quando sto facendo questo video, e Inazuma Eleven Orion dovrebbe finire verso la settimana prima del 4 ottobre, cioè dovrebbe essere tipo il 27 settembre. Quello che voglio dire è che prima di tutto voglio chiedervi scusa per avervi fatto quel video a caldo e non aver spiegato nei minimi dettagli quello che è successo. Praticamente è stato annunciato Zoids come rimpiazzo di Inazuma Eleven Orion il 4 ottobre e quindi Inazuma Eleven Orion o verrà spostato su altre emittenti o su un altro palinsesto oppure verrà praticamente concluso la settimana prima. Penso che è una notizia brutale, soprattutto perché si collega anche al fatto del ritardo del gioco che è avvenuto chissà quante volte. E mi dispiace davvero anche aver omesso, diciamo, certe caratteristiche. Però da quel video, diciamo che sono sorti un po' di commenti che vorrei un po' discutere con voi, cioè voglio metterli un po' in discussione. E penso che possa avere comunque il diritto a farlo, perché ora voglio fare un video molto più conciso e voglio instaurare una discussione con voi riguardo quello che potrà succedere. Partiamo subito col video che forse è meglio. Allora, vorrei partire con The Legend of Inazuma Eleven, che dice, detto così mette un po' angoscia, perché comunque Inazuma non è un brand a caso, ma uno molto importante per molte persone anche emotivamente. Non ho capito se è la fine di Inazuma Eleven in generale o di Inazuma Eleven Orion, ma comunque mi dispiace un botto, tantissimo, troppo, poiché io sono un fan della prima serie e ho un po' paura. Perché Inazuma è l'unico anime che mi ha fatto sempre piacere vedere ed è stata sempre la mia serie preferita. Io non voglio che accada questo, ma sembra proprio che Inazuma Eleven sia sul lastrico. Come è scritto sul lastrico, vorrei proprio tagliarmi la testa. Beh, che dire, la speranza è l'ultima a morire, no? Però si sa chi vive sperando muore. Allora, voglio dire una cosa. Allora, prima di tutto, non è la fine di Inazuma Eleven in generale, ma solo di Inazuma Eleven Orion. Spero che almeno il gioco uscirà senza ulteriori ritardi, però è difficile, soprattutto per quello che sta succedendo ora nella level 5. Mi dispiace anche a me della chiusura di Inazuma Eleven Orion, che secondo me era una serie che poteva essere sviluppata benissimo con tutto il tempo che ci voleva, con tutto il tempo che era stato annunciato per esempio. E niente, la speranza è l'ultima a morire, sì, ma non voglio non condivido chi vive sperando muore, perché la speranza è sempre l'ultima a morire, no? E quindi, cioè, penso che la speranza dobbiamo mettercela tutti quanti. Poi vedremo cosa succederà con Inazuma Eleven Orion. Dead Gamer, per esempio, dice: gli episodi 14, 22, 23, 24 potevano essere benissimo evitati, almeno la finivano con ben 53 episodi. In realtà la finivano sempre con 49. Però è vero, alcuni episodi, per esempio il 14 era riguardo l'intervista tra Asuto, Aizaki e Yuma. Io sinceramente non ho mai capito l'utilità di quell'episodio e poteva essere tranquillamente messo il 15 al posto del 14. Erano comunque tre, il 22, 23 e 24 sono sempre gli episodi. Uno è un episodio riassuntivo di Reloaded. Gli altri due sono di presentazione Russia, e non è. Non sono comunque utili, sono dei filler, sì, ma in un certo contesto potevano essere benché minimi evitati, perché avrebbero comunque dato ulteriori 3 episodi e più tempo per sviluppare la possibile finale che accadrà e anche Orion, in un certo punto di vista. E quello è stato un errore madornale. Spero che con l'uscita del gioco si possano placare gli animi e superare questa crisi di brand aziendale. Spero una terza stagione molto più lunga. Mi dispiace solamente per alcuni giocatori come Dave, Hunter, Mansaku senza tecniche nuove. Mi dispiace anche a me. Anzi, Hunter escluso perché comunque si è dato da fare per la tecnica dei diamanti con Nishikage, purtroppo non mi ricordo i nomi, ragazzi. È un altro video comunque meno caldo del precedente riguardo Inazuma Eleven Orion, però diciamo che qualche informazione mi va un po' a sfuggire. Però sì, anche io spero una terza stagione molto più lunga, però sinceramente non mi pongo tante speranze su quello.
Piuttosto vorrei veder finire Inazuma Eleven Orion con dignità, anche se purtroppo il tempo è poco, ma spero almeno che ci mettano un minimo di dignità su quello che dovrebbero fare. Ultimo commento su cui vorrei dare una discussione. Spero davvero che la serie non vada avanti, che macello, la serie di Inazuma l'hanno fatta malissimo, meno male che fallirà. Altrimenti in un Inazuma Eleven Orion versione videogioco sarebbe stato orribile. Con sto casino che hanno combinato nell'anime sarebbe stato impossibile bilanciare il gioco con la trama. Ogni partita minimo imparano 32 tecniche combinate a caso. Marchi avanza 18.000 tecniche di parata come avrebbero fatto nel videogioco, per non parlare dei disegni e le animazioni orribili. Nella squadra hanno fatto entrare 20 giocatori facendo un casino, addirittura tre portieri, inoltre la trama gestirà malissimo, in ogni partita c'era un barbatrucco degli avversari che alla fine finiva con una tecnica combinata a caso di 70 giocatori se la meritano alla fine. Partiamo subito dalla prima parte. La serie di Inazuma l'hanno fatto uscire malissimo, meno male che fallirà, altrimenti in Inazuma Eleven Orion versione videogioco sarebbe stato orribile. Non sono d'accordo, perché Inazuma Eleven Orion secondo me è stata una tra le migliori serie di Inazuma Eleven, soprattutto per comunque perché ha messo ansia in certi punti di vista. In Ares, per esempio, abbiamo dei personaggi che sono sviluppati benissimo, tipo Yuma, Aizaki, Asuto, sono stati sviluppati benissimo. Poi in Orion si è sviluppato molto bene Mitsuru, che è diventato Ikaru. Orion stava vivendo una situazione di sviluppo incredibile, soprattutto per la situazione Gustav, Bernard e Irina. Però, quindi non puoi dire questo, secondo me, perché Orion è stato bello sotto questo punto di vista. Magari è un parere soggettivo il tuo, che non tutti possiamo condividere, però, perché oggettivamente lo sviluppo di Inazuma Eleven è stato davvero sui minimi termini fino a qualche tempo fa. E anche nell'episodio 44 comunque è stato davvero messo bene. Il problema è che quando sono stati annunciati questi ultimi episodi, che forse rovineranno il tutto, però non voglio mettere subito i puntini sulle i. Ogni partita minimo imparano 32 tecniche combinate a caso. Marchi avanza 18.000 tecniche di parata come avrebbero fatto nel videogioco? Guarda, a volte diciamo che si sono dimenticati appunto di sviluppare gli allenamenti, e questo è vero, non posso dire di no. Però non credo che sia il problema questo, perché anche nelle scorse serie, tipo in Go, tipo nella prima serie, ci sono state delle tecniche in cui non abbiamo trovato nelle spiegazioni. Per esempio, Scarica Stellare era una figata incredibile, però non abbiamo trovato nessuna spiegazione a quello. Quindi non credo che sia un problema davvero principale questo. Per non parlare dei disegni e delle animazioni orribili, sono davvero in disaccordo, perché questo problema di disegno delle animazioni orribili non è vero. Cioè, a volte sono stati fatti degli errori grafici, questo lo ammetto. Però questa cosa si è ripercorsa per tutto l'arco di Inazuma Eleven, da Inazuma Eleven 1 fino ad oggi. Quindi non sono d'accordo con questo, perché il problema della grafica è appunto che si ripercuote sempre dalla prima serie, e in ogni anime ha subito questo problema. Il problema è che oggi, nel 2019, non tolleriamo il fatto che la grafica sia a volte sfasata, eccetera. Però credo che questo sia sempre un problema minore, perché nessuno si frega della grafica. Tutti, credo che tutti se ne fregherebbero della trama. Per esempio, Devilman Crybaby non aveva una grafica dei disegni chissà quanto eccezionali, però la trama era figa, quello voglio dire. È che la grafica deve passare sempre in secondo piano. Le animazioni e i disegni a volte sono orribili, vero? Però non possiamo metterle in primo piano questo problema, dai ragazzi. Capisco che a volte qualcuno può dar fastidio, però dai ragazzi, pensiamo sul fatto di trama e sul fatto di background dei personaggi, così eccetera. Perché se davvero ci focalizziamo solo sulla trama, ma che guardiamo a fa gli anime? Che li guardiamo a fa? Scusatemi se mi incavolo così tanto. Poi il fatto della squadra. Nella squadra hanno fatto entrare 20 giocatori facendo un casino, addirittura tre portieri, inoltre la trama gestirà malissimo, ogni partita c'era un bambatrucco. Allora, ogni partita c'era un bambatrucco, perché ovviamente, perché Orion è una società che appunto fa del terrorismo attraverso il calcio, e quindi ricorre a ogni mezzo pur di sconfiggere i propri avversari che fanno resistenza, no? Perfetto.
Il fatto della convocazione di giocatori, non so se magari tu conosci un po' di calcio reale, però voglio comunque mettere buona parola su di te. Ogni squadra nazionale ha a disposizione 23 giocatori da portare al mondiale, cosa che sarà fatta pure in Zoom Eleven Orion. Perché? Perché voleva avvicinarsi più alla realtà. Hanno fatto pure il mondiale in Russia, che l'anno scorso l'hanno fatto in Russia, e anche in Zoom Eleven Orion si è ispirata alla Russia, no? Quindi non credo che sia un problema questo. Poi tre portieri. Avrei preferito che ci fosse stato più volte Mark, sì, ma anche per una questione di inviolabilità della porta. Anche se poi alla fine è stato inutile comunque, perché col Brasile ha subito un gol che davvero non mi spiego. Mi dispiace molto di più il fatto che Dave si sia dovuto spostare da portiere a difensore o centrocampista, quello che è. Perché Dave c'aveva comunque un buon potenziale in porta. Nishikage è stato sfruttato solo per due partite. Norika pure, però tutte e due partite al mondiale. Mentre Mark ha fatto chissà quante partite, quindi non possiamo lamentarci su questo. Anzi, secondo me dovrebbero dare un po' più di alternanza tra Norika e Nishikage, perché Mark in un certo periodo è stato davvero ingombrante, secondo me. E questo è quello che voglio dire, che Orion dobbiamo vederlo un po' più con serietà. Perché se ci fidiamo troppo sui soliti stereotipi tipo grafica, oppure con cose nuove, perché noi eravamo abituati ai 16 giocatori della terza serie, della terza stagione di Inazuma Eleven, della prima serie, ci siamo abituati troppo a quelli, e non ci siamo abituati troppo alla realtà, secondo me. Perché 23 giocatori sono il massimo di una convocazione al mondiale. Quello che voglio dire è che mi dispiace tanto per Inazuma Eleven Orion, che purtroppo finirà, credo, cioè ormai al 90% finirà, al 10% spero nel cambio di emittente oppure di palinsesto, però ne dubito palesemente. Spero però che abbia chiarito un po' i concetti riguardo quello che penso riguardo Inazuma Eleven Orion e il suo possibile finale. Qui troverete il mio Instagram personale, qui l'Instagram del gruppo, qua troverete tutti i link in descrizione. Purtroppo, raga, aspettiamoci un finale che purtroppo sarà deludente, perché pensavamo che durasse di più, però ragazzi non ci possiamo fare nulla. Alla prossima, da Bjorn.